Ho passato tutta la mattinata a acciappare legna. E adesso, che è di nuovo notte, mi dedicherò a una caccia selvaggia. Sarò un guerriero nelle tenebre. Come se non mi fosse bastata la volta scorsa, oggi replico. Devo sfruttare il fatto che ci stanno così tanti ragni e scheletri per accumulare il più possibile cordicelle e ossa. Le frecce non le ritengo necessarie al massimo perché, come ho detto in precedenza, io con l'arco sono una vera pippa, quindi mi conviene di più reperire cordicelle ed eliminare questi stronzetti prima che rompano troppo le scatole. Perché scappate? Forse incominciano a temermi. E fanno bene. Perché ora che hanno l'armatura e la spada di ferro, sono letale per loro. Come per questo. Stiamo in modalità estrema. L'unica cosa che mi dispiace è che questa texture pack non metta al posto dei cuoricini i teschietti. Peccato, speravo che esplodesse così faceva fuori tutti quanti. Voi dovete stare in buca, non dovete uscire. Rimanete là fermi, ah. Una cosa importante, ho già guadagnato un sacco di livelli, e questo è comodo, perché quando e se avrò la possibilità di creare il tavolo degli incantesimi, cosa molto improbabile per il momento, credo che sarà utile utilizzare i livelli. Ho cambiato strade perché almeno non ho visto che ho evitato di sprecare la spada di ferro. Però sono troppo pochi e vorrei che mi attaccassero in gruppi maggiori. Sarebbe molto più emozionante. Sì. Sto parlando con Aya Spavaldo, poi quando mi capita veramente che mi attaccano in branco sono cazzi amari. L'importante è muoversi molto e mettersi al riparo quando ci sono tanti scheletri. Devo riuscire a colpirli quando sono da soli. E mi devo riparare quando sto a carenza. Devo tenere la barra della fame sempre alta, perché con questi è pericoloso stare senza energie. Cazzo! Dai, scendi giù, bello, che ti faccio il servizio. Ti è piaciuto? Ok. Sì, ho fatto abbastanza ossa e anche frecce. Il problema è che più scheletri uccido, più rischio di... Cazzo, ho saltato male. Cazzo. Vaffanculo, fam... Vabbè, andiamo da sotto, sì. Andiamo da su. Oh! Vaffanculo, testa di cazzo. Cazzo, mi sto rigirando l'incontro. Butto via gli occhi perché tanto non mi servono. Occupano spazio inutilmente nell'inventario. Dicevo, più scheletri uccido, più c'è la possibilità che incominciano a spawnare scheletri con armature e archi incantati. Due, bene, oggi ho raddoppiato. Dicevo, se spawnano scheletri con le armature e gli archi incantati, ci sta la possibilità. Ma non è vera sta cosa, se metti la spada in difesa limiti il danno. Allora, quello che dicevano nei video era giusto. No, ho visto un gameplay in cui dicevano, se metti la spada in difesa, col tasto destro, riesci a limitare il danno dell'esplosione del creeper. Non sapevo che era vero. Beh, adesso buona a sapersi. Bisogna usare tutti i trucchi per poter sopravvivere in estrema. Fottiti, fottiti, fottiti. Tre colpi. Cazzo. Vediamo se mi leggi, se è qua in acqua. Sto
sono nascoste. Probabilmente non vedrete niente, ma nemmeno io sto vedendo un cazzo. Sono laggiù, vediamo. Non mi dovrebbero raggiungere da questa distanza. Devo trovare un modo per segarmi quei due scheletri. Se passassi sotto il ghiaccio? Vaffanculo. Meno male, a colpi di ragno la freccia. Fanculo, fottiti. Ti lasci ammazzare, testa di cazzo. Crepa. Ce n'è ancora un altro. Mi lasci mangiare in pace, scusi. Vediamo un po' se riesco a segarlo da sotto. No. Vabbè, lasciamo perdere per ora. Non bisogna mai esagerare. La mia provocazione ha avuto buon esito. Quindi sono un bel gruppetto di zoom, però. Se sto in lontananza e poi mi avvicino piano piano, loro mi perdono di vista e me li posso segare piano piano. L'importante è che camminano uno dietro l'altro, così li posso colpire uno appresso all'altro. Vediamo di fare carambola. 1, 2, 3, 4, 5, 6, toccati, tutti. Ecco qui, con questi qua la spada che potrà essere sufficiente. Il creeper. Beh, la difesa ci sta, non è buono. Però è meglio mangiare. Sto raccogliendo un sacco di denaro, mi tornerà utile. Quello è lo scheletro di prima, vediamo se riesco a dargli la lezione che si merita. Ti è piaciuto prima? E adesso ti piace ancora? Chi la fa l'aspetti? Avvocato, perché mi guarda con quella pala in mano? Vado a fanculo. E anche tu. Ti hai fumato, si vede. Piccolo figlio di puttana. Aspetta, ora di due parole a tuo padre. Stronzo, tuo figlio è un grandissimo rotto in culo e devi fare una brutta fine, tu e lui. Ok, la notte sta per finire e questo zombie sta per morire. Mi stanno droppando molta carne marcia. In caso di emergenza avrò scorte di cibo. Non è... L'altro! Oh! Con le creeper vicino non mi conviene fare colpi sotto. Però forse si sigano. Ok, mangiamo e andiamo a rompere il culo allo zombie. Prima che va a fuoco. Il colpo glielo voglio dare io, decido. E non mi ha trovato niente. 30 ossa, sono a posto per un sacco di tempo. Va bene. Finiamo con questo. Finiamo in bellezza. Però ok, si può dire finita. Il sole sta sorgendo e io sono sopravvissuto un altro giorno, anche se ho cazzeggiato come un deficiente. Io non evito di fare queste cazzate. Almeno in modalità estrema dovrei evitare di fare queste cazzate. Beh, qui mi serve che la zona sia in ordine, per cui, scusate un attimo, cerco di ripristinare quello che il Creeper ha distrutto. La musichetta mi avvisa che la mola è ancora più dura adesso, la vita sarà ancora più difficile. Ma non fa niente. Ho scelto questa modalità perché non è che voglio starmi a grattarmi i coglioni. Per cui mi faccio fuori questo ragnetto e vi dico arrivederci alla prossima.